Io non credo che gli americani, nella loro totalità, certo, abbiano potuto dimenticare le scene terribili di quel 6 gennaio 2021 e l'assalto al Campidoglio. E non c'è dubbio che uno degli argomenti di Kamala Harris sarà la difesa della democrazia, la difesa della legalità. Lei continuerà a presentarsi come una ex procuratrice che combatte contro un delinquente già condannato da un tribunale patrio. Però, quindi, almeno metà dell'America, ha ben presente cos'è accaduto il 6 gennaio 2021, che è una pagina vergognosa nella storia della Repubblica e che Trump ne è responsabile. L'altra metà dell'America, in parte, non dà la stessa importanza a quelle scene dell'assalto al Campidoglio, e in parte è stata anche giustificata da una serie di persecuzioni giudiziarie di dubbia validità, perché ricordiamoci che tra i tanti processi contro Trump, alcuni sono delle baggianate. Il processo di New York, l'unico nel quale lui è stato veramente condannato, quello sui soldi alla pornostar, è stato giudicato anche da illustri giuristi di sinistra, progressisti, come un processo farsa, imbastito da un procuratore privo di qualunque credibilità, come Alvin Bragg di Manhattan, che conosciamo bene noi newyorkesi perché lascia spasso per la città ogni genere di criminali, ma si rifà una verginità. Diventando l'eroe contro Trump. Quindi attenzione, perché la vicenda, poi gli italiani che hanno avuto Berlusconi possono fare tutti i paragoni che vogliono e ognuno ne trae le conseguenze che vuole, però la tentazione di trovare una scorciatoia giudiziaria contro Trump non sta funzionando. Chiaro.